vorrei parlare della sentenza numero 119 del 2015 che riguarda una piccola storia relativa a una grande problematica del nostro tempo, che è quella dell'immigrazione e della integrazione dei cittadini non italiani nella nostra convivenza civile. La Corte è intervenuta in molti casi e in molti aspetti di questa problematica, anzitutto sulle leggi che riguardano la regolazione dei flussi e il controllo degli ingressi nel nostro territorio, poi è dovuta intervenire in diverse occasioni per rimuovere motivi di discriminazione contro i cittadini non italiani, come quando ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della aggravante di clandestinità che puniva più severamente i non cittadini per gli stessi reati che potevano essere compiuti anche dai cittadini, ha esteso i diritti sociali, soprattutto quelli riguardanti i bisogni essenziali della persona in materia di salute e assistenza anche ai non cittadini. Ma questo caso del 2015 è interessante perché riguardava la richiesta di un cittadino pakistano di poter prestare il servizio civile volontario per svolgere attività per il bene comune. La legge riservava questo servizio a soltanto i cittadini italiani e la Corte Costituzionale, leggo, ha dichiarato l'incostituzionalità di questa esclusione perché, impedendo ai non cittadini di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, questa legge provocava una ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e alla integrazione nella comunità di accoglienza. È interessante perché il valore della solidarietà è un fattore di integrazione, non soltanto quando la solidarietà è ricevuta, ma anche quando la solidarietà è prestata a favore della comunità che si appartiene.